È un manager straordinario, un sito industriale importantissimo, diretto per la prima volta da un importante manager figlio di questa terra. Io ho avuto il piacere, insomma, ho il piacere di essere anche suo amico ed è una persona meravigliosa caratterialmente. Insomma, questo premio poi va a lambire anche gli aspetti evidentemente più reconditi, non soltanto quelli professionali, che sia un grande ingegnere, che sia un grande manager, lo si sa, ma dietro a quella corazza, disco corazza, c'è anche un grande uomo, una persona molto bella che adesso voglio presentarvi, perché insomma sapere che la Micron sia diretta da un marsicano, beh, fa molto piacere. Signore e signori, prossimo assegnatario del Premio Civiltà dei Marsi 2011 è l'ingegner Riccardo Martorelli. Riccardo, ben arrivato, il microfono per te. Io sono. Oh, ma tu sei alto però, eh? Sono alto. Caro Riccardo, insomma, la Micron è un'importante azienda, la conosciamo tutti a livello mondiale, è il fiore all'occhiello di questa terra marsicana, vuol dire lavoro per tantissime famiglie, vuol dire benessere per tante famiglie, vuol dire scoperte, invenzioni, un'attività frenetica, una grande energia di tantissimi uomini. Quanti esattamente, caro direttore generale, quante persone lavorano in Micron? Adesso siamo 1.800 dipendenti diretti, abbiamo circa 300 dipendenti dell'indotto, quindi di aziende che lavorano per noi, quindi più di 2.000, una Più di realtà 2.000, molto è un paese, importante. una cittadina, Una insomma, cittadina, sì. sicuramente. E le cose vanno anche bene, nonostante la congiuntura internazionale, è partita anche se vogliamo dall'America, ma poi le cose pian piano si sono sistemate, si dovrebbero sistemare ancora meglio. Che aria si respira comunque, sempre di grande ottimismo, anche perché tu sei una persona sempre con il sorriso. E avere un grande capo, importante come te, ma con il tuo sorriso e anche poi l'altra metà, nel senso l'addetto alle pubbliche relazioni, che adesso fa finta di non sentirmi, ma è una persona sempre sorridente e molto carina, che saluto, è il dottor Claudio Mari. Beh, è importante farsi vedere decisi, autorevoli, ma sorridenti, Sì, forse. beh, dunque la situazione di mercato è molto migliorata negli ultimi mesi, devo Sì. dire, quindi un mercato in espansione, in miglioramento deciso. L'ottimismo ci vuole per tirare fuori le energie che sono necessarie per competere dalla Marsica, e qui è importante il premio Civiltà dei Marsi, per competere dalla Marsica con tutto il mondo, in un settore, quello dell'alta tecnologia, che purtroppo non ci vede premiati in Italia piuttosto che in Europa, visto che ormai l'alta tecnologia si sta decisamente spostando, almeno Certo. nel nostro settore, essenzialmente in Asia. Quindi uno sforzo ulteriore, quindi ci vuole un pizzico, una ventata di ottimismo, e cerchiamo di mettercela tutti i giorni. E infatti non avevo dubbi. Ho fatto la domanda al direttore generale, posso farne una all'amico Riccardo. Riccardo, da quanti anni tu lavori in Micron? E soprattutto, perdonami, pensavi un giorno di divenirne il direttore generale, un marsicano nel sito industriale marsicano della grande mamma Micron? Lavoro da 16 anni, quindi ho iniziato a lavorare nel 96, ormai 95. Pensare di diventare direttore generale, no, no, decisamente non sono partito con quello spirito. Questo è stato il mio primo impiego con Texas Instruments all'epoca, il mio primo impiego dopo la laurea, per cui ho iniziato senza ambizioni eccessive, quindi oggi sono in questo ruolo Quando ti è così, stato così comunicato, importante. che come hai reagito? Nel senso, la tua prima sensazione, qual è stata? Se te la ricordi, anche perché la cosa è abbastanza recente. Preoccupazione, Certo. preoccupazione di non essere all'altezza, perché questa è un'azienda che ha un grandissimo peso per la Marsica. Se pensate che il 35% sostanzialmente dei dipendenti dell'industria privata di Avezzano lavora da noi, riversiamo circa 100 milioni di euro di salario l'anno, essenzialmente nella Marsica, nell'Aquilano e nel Reatino, quindi una responsabilità enorme. Quindi la prima Certo. sensazione è stata di preoccupazione e di paura di non Oddio, essere e adesso all'altezza. che faccio? No, ma fai molto bene invece il tuo lavoro, tant'è vero che hai appena raccontato, ricordato che le cose vanno bene e cominciano ad andare meglio che in passato, ancora meglio. Premio Civiltà dei Marsi 2011 all'ingegner Riccardo Martorelli.